Sì, sono contento, ho fatto 70 minuti e abbiamo vinto, quindi meglio di così. Alla fine sei uscito, magari un po' di crampi? Sì, soffro di crampi, poi sai, da tanto che non giocavo forse questo minutaggio, però insomma è andata bene. Ti vede esterno difensivo di solito, oggi hai giocato invece esterno, interno di centrocampo a tre? Sì, il mister mi mette esterno, mi mette mezzala, insomma faccio diversi ruoli e quindi cerco di essere utile per il mister quando ha bisogno e cerco di dare il massimo. Le tue sensazioni, dici un po' il tuo stato d'animo? No, sono felice perché comunque giocare qui è sempre bello e quindi io che sono un giocatore giovanile per me la sento ancora di più questa maglia e quindi voglio solo continuare e nulla, giocare quando c'è la possibilità, gioco e darò il massimo. Tra l'altro anche l'anno scorso in Coppa Italia, no? Quel Frosinone era andata bene, avevi fatto l'esordio lì, no? E adesso insomma stai trovando sempre più spazio. Volevate anche andare avanti in questa competizione proprio perché anche i ragazzi come te, ce ne hanno altri due in panchina, sì, possono avere spazio. Sì, vogliamo vincere questa Coppa Italia, quindi ogni partita è importante e il mister dà troppe possibilità questa volta a me e io cerco di sfruttarla al meglio dei modi. E niente, oggi abbiamo vinto, adesso guardiamo avanti e le possibilità che mi creo spero di dare sempre il meglio e di giocare sempre di più. Cioè, i compagni cosa ti dicono in campo? Chi è che ti dà i consigli? No, beh, in campo mi danno la mano tutti e poi alla fine quando giochi cerchi di capire al meglio la situazione e nulla, cercare di ascoltare sul campo i consigli e andare avanti. Ma c'è qualcuno magari che in particolare ti ha preso sotto la sua ala? Beh, io con Jelinić e Anđelković, essendo anche diciamo dei miei paesani, da un paio di anni ormai che siamo insieme, quindi con loro con cui ho legato di più, insomma. Però comunque, diciamo in generale la squadra, tutti mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Dicono però che oltre alla parte del paese natio, cioè San Giorgio delle Pertiche, che ti fa per te? Sì, sono cresciuto lì, quindi ho giocato lì e tutto qui. Da quant'è che sei in Padova? Questo è l'11° anno. Ma andiamo di là. Però questa evidentemente vi ha portato visibilità, vi ha creato alla fine anche un po' di attenzione. Sì, beh, la Viterbese sappiamo che è una bella squadra. E il nostro obiettivo comunque è di andare avanti in questa competizione, quindi per noi vincere è sempre importante, quindi ce l'abbiamo fatta, insomma abbiamo vinto e adesso pensiamo a Catanzaro e noi andiamo a vincere anche lì. Senti, oggi ha fatto il ruolo di Leonardo, no? Davanti alla difesa, ha mostrato una buona personalità, tra l'altro a un certo punto l'ha anche invitato in un'azione, no? Si è avvicinata all'area, è calciata, una percussione per l'interno tipica di quello di Leonardo. Come ti piace questo ruolo? Sì, è un ruolo dove devi stare attento perché comunque sei in una posizione centrale del campo, devi giocare semplice, cercare di insomma guardare prima, stare attento. E sì, mi piace come posizione, mezzo al campo, comunque io essendo mezzala capisco un po' il ruolo, quindi cerco di adattarmi al meglio in qualsiasi ruolo che mi mette il mister. Mezzala è buono dove ti trovi meglio, perché hai fatto tanto nelle giovanili, qualche anno fa di fare anche in attacco. Quindi sì, facevo la seconda punta nelle giovanili, poi mi hanno arretrato da mezzala e mi sono sempre trovato bene, comunque tra le linee mi piace giocare, comunque sì, ho fatto mezzala, centrocampista centrale. Sì, sì, mezzala. Senti, tornando un po' indietro, dicevo 15 anni fa, la prima di quanti anni avevi e con che categoria sei arrivato? Sono arrivato il secondo anno che hanno fatto i 2002 del Calcio Padova, e in quarta elementare, ho fatto 11 anni insomma qui a Padova e ho fatto tutte le giovanili, e insomma da 2 anni che sono in prima squadra, quindi... Hai fatto una parentesi a Cittadella? Sì, ho fatto una parentesi a Cittadella quando qui il Padova era lì, sì. Hai preso la patente ultima perché sei interessato per la prima? Sì, l'ho presa quest'estate, diciamo. Sì, quest'estate. Quindi insomma, sì, quindi è molto più comodo e autonomo. Hai finito la sponda?
Ho una parentesi che devo chiudere, perché comunque l'anno scorso con gli allenamenti facevo fatica con le assenze, un po' non è andata come volevo, però comunque dai, l'obiettivo è finirla. Sì, ho l'ultimo anno e devo finirla a tutti i costi, cioè devo finirla perché comunque 4 anni di sacrifici è tutto, quindi ci tengo. Faccio sistemi informativi aziendali. Tu hai cittadinanza italiana e hai anche quella serbo? No, io sì, allora sono nato qui, quindi ho la cittadinanza italiana, sono italiano, e, però i miei genitori vengono dalla Bosnia, però noi facciamo parte della Repubblica Serba, quindi noi ci sentiamo serbi. Te lo dico perché ho visto su Instagram che hai dato molto alla qualificazione della Serbia, quindi diciamo... Sì, quella la tua nazionale di la Serbia, sì, la Serbia, sì. Prima volta ai mondiali, quindi... No, prima volta ai mondiali, però comunque dopo tanti anni. Però tu hai solo la cittadinanza italiana, o hai anche quella... No, ho anche quella bosniaca, e in caso potrei avere quella serba. Sarà la possibilità... Per la Serbia sarebbe un sogno comunque. Ascolta, volevo chiedere, tu nel tuo campo, quindi chi meglio di te può darmi questo giudizio sull'avversario di oggi, no? È ultimo nel girone qui, però è una classifica forse un po' bugiarda. Come hai visto questa vita, per esempio, al cospetto del Padova? E se c'è qualche giocatore che conoscevi o che oggi ti ha un po' impressionato? Allora, Viterbese è una grande squadra, anche singoli importanti che io anche l'anno scorso guardando... Per esempio D'Ambrosio, Volpicelli, giocatori che comunque io guardavo e hanno fatto anche bene l'anno scorso. Hanno una grande squadra e secondo me non rispecchiano la posizione in cui si trovano ora. E quindi gli auguro di fare meglio e tutto qui.